Dopo l'incontro dei sindaci a Monasterace in merito alla decisione adottata dall'ASP di Reggio Calabria, che ha lasciato la Vallata Stilaro senza nessuna casa di salute, senza nessuna struttura, ecco, a Bivongi c'è un consiglio comunale straordinario. Perché riteniamo di essere penalizzati? Riteniamo perché la Vallata dello Stilaro è a 50 km dall'ultimo ospedale, è composto da una popolazione prettamente anziana che ha quindi bisogno di assistenza medica, per cui ritenevamo di essere presi in considerazione tenendo conto di una distribuzione equa della assegnazione delle case di comunità e dell'ospedale di comunità. Noi protestiamo vivamente e fortemente perché contestiamo questo tipo di scelte che secondo noi non sono delle scelte dettate dalla logica, ma dettate da vecchie logiche che noi non condividiamo più e non accettiamo. Siamo stanchi di vedere sempre le stesse cose, vogliamo che la Calabria riparta, ma riparta con una mentalità nuova, diversa, in cui vengono rispettate le esigenze dei cittadini principalmente. Scaffidi, il commissario dell'ASP di Reggio, aveva inviato una richiesta per una riunione per decidere sulla realizzazione delle case della comunità, l'ospedale della comunità e delle centrali operative territoriali. Sì, Come stai? Perché c'è qualche polemicuccia in merito. Come stanno le cose, sindaco? C'è che sono state fatte, c'è un ospedale di comunità a Gerace, tenendo conto, è stato scelto perlomeno, tenendo conto che Locri è un ospedale grande e quindi che a 10 km da Gerace nemmeno. Sono state fatte delle scelte per quanto riguarda, mi devono spiegare con quale logica, le case di comunità, e sono state scelte Caolonia, Gioiosa Ionica e Bovalino, che sono anche vicine tra di loro e vicine all'ospedale di Locri. Questi soldi servono per far ritornare la sanità nel territorio. Quindi devo rispondere al principio del ritorno della sanità nel territorio. Seconda questione, ha dato anche ulteriori indicazioni, ha detto bisogna fare degli ospedali di comunità che sono piccoli ospedali territoriali che servono le piccole comunità dove c'è un minimo di pronto soccorso, tutto il resto si fa. Quindi il primo intervento lo fanno gli ospedali di comunità nel territorio e poi si va, se serve, nel grande ospedale. Le case di comunità devono essere nel territorio per servire il territorio. Arriva il dottor Scaffidi e decide che fa l'ospedale di comunità a Gerace, con la logica che siccome lì c'era un vecchio ospedale che da una vita non sanno che farsene, e stavolta ci facciamo l'ospedale di comunità. Ma scusate, ma non doveva essere nel territorio l'ospedale di comunità? E che facciamo? Uno per andare all'ospedale di Locri, prima passa da Gerace e poi scende a Locri? Fatemela capire, perché sennò non diventa difficile da capire. Così come diventa assurdo aver distribuito le case cosiddette della salute, che dovrebbero sostituire tutti i vecchi poliambulatori, per cui altro che lavoro nel territorio, nella regione Calabria si decide di chiudere quello che c'è nel territorio per concentrarlo altrove. Ma oltre alle istituzioni, io penso che ci vuole il coinvolgimento di tutte le associazioni, di tutti i sindacati e di tutta la popolazione della Vallata per far sì che ci sia una protesta che arrivi fino ai palazzi della regione e non solo, dei consiglieri regionali che sono sordi se non insensibili alle esigenze della popolazione. Io credo che il segno che noi dobbiamo dare è che tutta la popolazione, tutte le associazioni debbono avere la forza di bloccare la 106 per far sì che il presidente commissario abbia la consapevolezza che il nostro territorio non può essere così martoriato. Ecco, Ernesto Riggio, ricordiamo, è stato anche sindaco di Bivongi, ma giustamente, come parlava prima nel suo intervento insieme al Consiglio Comunale, ricordava che abbiamo
due consiglieri della zona che poi sono stati votati anche con i voti della Vallata dello Stilaro. Questi sono consiglieri sordi alle esigenze della politica, pensano solo al piccolo cabotaggio, tant'è che hanno istituito tre ospedali di comunità a distanza di 5 km uno dall'altro, cosa inspiegabile, perché il PNRR dice che bisogna privilegiare la disseminazione territoriale, il coinvolgimento di tutti i territori, e quindi questi sono sordi proprio alle esigenze che provengono da Roma. Noi chiediamo che abbiano un sussulto di dignità, visto che sono delle persone intelligenti, che abbiano quella capacità politica di rivedere questo insensato atteggiamento che hanno avuto e che quindi riescono a pensare all'intero territorio della Locride e non a situazioni di piccolo cabotaggio. Anziché scioperare, io riterrei di fare un incontro col Presidente della Regione Calabria, Occhiuto, il quale è molto sensibile a questi problemi, e di farci ricevere come comunità e come sindaci per discutere di questo problema. Noi riteniamo che la prima forma di lotta da portare avanti è quella di tutti i sindaci con i consiglieri comunali di recarsi alla cittadella per una manifestazione pacifica, chiaramente di protesta, e possibilmente di incontrare il presidente della giunta regionale, che è poi il commissario della sanità in Calabria. Non è, però ci riserviamo se ad altre azioni di lotta, se non le nostre richieste, le nostre proposte non saranno rispettate, non saranno esaurite.